Ciao e bentornata sul mio canale YouTube. Aiuto la trave! Come faccio a stare in equilibrio? Vediamolo insieme. In questo video vedremo le andature di base da poter fare sulla trave per migliorare l'equilibrio e prendere confidenza con questo attrezzo largo 10 cm. Primo esercizio, semplicemente braccia fuori, salgo sulle punte in relevé e camminata. Gli occhi della ginnasta guardano sempre la punta della trave, quindi là in fondo. Secondo esercizio. Ripeto la stessa cosa camminando all'indietro. All'inizio vi consiglio di camminare all'indietro sulla pianta del piede. Quando avrò preso confidenza potrò salire in relevé. Sempre nell'appoggio. Le braccia sono fondamentali per mantenere l'equilibrio. Esercizio. Passé de l'élopé. Passé, estendo la gamba. Lavoriamo sempre con entrambe le gambe, così ci abituiamo a stare in equilibrio sul lato destro e sul lato sinistro. Ci tornerà sicuramente utile. Quarto esercizio. Camminata con la circonduzione delle braccia all'indietro. Ad ogni passo una circonduzione. Questo è anche un esercizio di coordinazione. Avanti con il prossimo. Braccia in alto, in relevé. Quattro passi avanti, talloni, relevé, talloni, relevé e di nuovo. Su, su, vado a rinforzare le caviglie e i polpacci. Camminate nel cuscino, il bacino rimane basso, le braccia distese in avanti oppure fuori, a discrezione dell'allenatore. Ultimo esercizio. Eseguiamo degli slanci in avanti. La prima cosa a cui sempre penso è a posizionare le braccia. Ci tengo a dirvi che ci sono un mondo di andature che potete fare sulla trave per migliorare il vostro equilibrio e per divertirvi. Queste sono solo le più comuni che utilizzo in palestra, ma magari nei prossimi video ne potremo vedere delle altre insieme, anche un pochino più complesse. Io spero che questo video vi sia utile e ci vediamo sabato prossimo. Ciao!